il Signore non può darmi un cireneo. Devo fare soltanto la volontà di Dio e se piacerò a Lui, il resto non conta. Carissimi, a tutti voi il saluto di pace e bene per questa nuova giornata che riceviamo dal Signore. Che sia una giornata spesa nell'amore, nella condivisione, nella preghiera, nella fraternità, nell'essere dono e servizio per tutti coloro che incontriamo. E questo evidentemente, come stiamo dicendo in questi giorni, lo facciamo alla scuola di Padre Pio. Tante volte noi Padre Pio lo vediamo solo come un intercessore forte, un intercessore potente, un intercessore che realmente, e lo sperimentiamo tutti i giorni, un intercessore che realmente può procurarci grazie e favore dal cielo, no? Noi che viviamo in questi luoghi benedetti, qui a Pietrelcina o a San Giovanni Rotondo, sperimentiamo come davvero Padre Pio continua ad intercedere, continua a pregare per i malati e i sofferenti. Tanta gente viene qui a ringraziare per un favore, viene qui a ringraziare per una grazia ricevuta, per una guarigione, ma anche semplicemente perché hanno sentito vicino Padre Pio in un momento di dolore, in un momento di sofferenza. E la gente viene qui, attraverso un gesto semplice, come un fiore, ecco, una fotografia, dice grazie a Padre Pio perché è stato vicino in questo momento. E allora vediamo come Padre Pio, ecco, non solo però, fratelli miei, è intercessore, Padre Pio è anche un modello. Padre Pio deve essere un modello di vita spirituale. Prega per noi, ma ci insegna anche a vivere bene la vita cristiana. Dobbiamo anche seguire gli insegnamenti di Padre Pio, altrimenti la nostra devozione a Padre Pio rimane sterile, la nostra devozione a Padre Pio rimane solamente un aspetto di facciata. No, invece chi è il devoto? Chi è il vero devoto di Padre Pio, della Madonna, di altri santi? Chi è il vero devoto? È colui che non solo invoca questo santo, ma lo tiene anche come modello di vita. E oggi Padre Pio ci propone qualcosa di molto bello, di molto importante. Lui stesso che dice che è cireneo, essere cireneo. Che significa essere cireneo? Vedete come in questo periodo stiamo, grazie a Padre Pio, stiamo vedendo tutti i personaggi, no? della passione di Gesù. Essere cireneo, chi è il cireneo? Lo sappiamo bene, è colui che ha aiutato Gesù a portare la croce, è colui che ha aiutato Gesù a portare la croce lungo il Calvario, no? Lo ha sostenuto in quel momento di dolore. Evidentemente i soldati, quelli che circondavano Gesù, avranno visto che il Signore era stremato, non ce la faceva più a portare la croce. Allora hanno preso il primo che capitava ed era questo cireneo che ha aiutato il Signore a portare la croce. E sappiamo bene come Padre Pio realmente, realmente è stato cireneo. Cireneo di Gesù, perché sappiamo bene, no? Si è fatto suo compagno, si è fatto, ecco, intimo di Gesù e ha preso su di sé realmente la croce di Gesù. Le stigmate sono il segno evidente di questo essere cireneo di Gesù. Ma Padre Pio, come ho accennato prima, Padre Pio è stato anche e tuttora cireneo dei fratelli. Che significa? Padre Pio è colui che aiuta tanti uomini e tante donne a portare la croce ogni giorno. Padre Pio comprende, Padre Pio sa benissimo cosa vuol dire portare la croce. Ecco perché diventa compagno, amico tante volte nella sofferenza e nella croce e diventa nostro cireneo. Perché lui comprende, sapete, quando è un dono mistico, evidentemente, è un dono spirituale che hanno avuto i santi. Quando un uomo, quando una persona, un frate, una suora, un laico, diventa, tra virgolette, socio della passione del Signore, comprende benissimo il dolore dell'umanità. Comprendendo il dolore di Cristo, si comprende bene anche il dolore dell'umanità. Allora, evidentemente, se uno è cireneo di Cristo, se uno è cireneo di Gesù, se uno aiuta Gesù a portare la croce, non può fare diversamente che portare anche la croce dei fratelli. E Padre Pio lo ha fatto in tanti modi, lo ha fatto nel confessionale, lo ha fatto nella celebrazione eucaristica, lo ha fatto nella casa sollievo della sofferenza e lo fa tuttora nell'intercessione. Allora, carissimi, impegniamoci anche noi oggi ad essere cirenei dei fratelli, a portare, a condividere, a sollevare il dolore e la sofferenza degli altri. A tutti voi l'augurio di una buona e santa giornata.
Spirit.